Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pizza vegetariana in teglia. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo manitoba, acqua, zucchero, lievito di birra fresco, olio evo e sale. Per farcire, peperoni, melanzane e zucchine grigliate, mozzarella tagliata a fette, salsa di pomodoro condita con olio, sale e pepe, origano e olive. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, zucchero e il lievito ed azionare il bimby per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina l'olio e il sale ed impastare in modalità spiga per 3 minuti. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola unta con olio, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per 1 ora e 30 minuti. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, trasferire in una teglia rivestita con carta da forno. Estenderla con le mani. Lasciare lievitare per 1 ora in forno spento con luce accesa. Trascorso il tempo, la pizza è ben lievitata, adesso schiacceremo la parte centrale lasciando i bordi. Mettere la salsa di pomodoro e livellare bene. Mettere la mozzarella, le melanzane, le zucchine, i peperoni, e le olive. Cuocere in forno preriscaldato statico a 230 gradi per 25-30 minuti. La pizza è cotta, lasciare intiepidire prima di servire. Pizza vegetariana in teglia. Grazie e alla prossima ricetta!